Emesso che il re è nudo, un governo che non riesce più a governare, anzi mi permetto di dire forse non ha mai governato, con problematiche che si sono accumulate e probabilmente anche con delle forze politiche che cercheranno di creare le condizioni per una ammucchiata politica in modo tale che possano nascondersi in questo quadro rispetto alle loro responsabilità. Noi abbiamo detto che questo non lo accettiamo, non ci sta bene, e che dialogheremo a tutto campo con uomini e donne che, a prescindere dalle appartenenze politiche, intendono invece far saltare questo tipo di equilibrio di governo e magari in parte di finta opposizione che fa molto male alla Sicilia e ai siciliani. Una terra che è stata stuprata dal centro-destra, dal centro-sinistra e dal centro, parliamo già solo degli ultimi 10 anni, una terra di Cattopardi che utilizza i Crocetta piuttosto che i Musumeci per riciclarsi. Rispetto a tutto questo spettacolo, ancora quando sento parlare che la Sicilia va nelle mani della sinistra piuttosto che della destra, mi viene da piangere con molta onestà. Esattamente questo è il tema, questa suddivisione pseudo-ideologica che viene utilizzata soltanto da qualche trombone trombato dalla politica per continuare a rimanere a galla, è proprio quella che noi invece vogliamo combattere. Qua la partita che noi giochiamo è sopra i partiti, chi ci vuole stare ben venga, certamente come ho già avuto modo di dire direttamente a Miccichè, al quale abbiamo notificato il preavviso di sfratto, noi non abbiamo intenzione di aspettare che qualcuno ci offra il classico piatto di lenticchie, anche perché mi hanno offerto ben altro già. Ma noi non stiamo avviando questo progetto di liberazione della Sicilia perché siamo alla ricerca di poltrone. Finora i fatti dimostrano che noi le poltrone magari le lasciamo ad altri, ci rinunciamo. Ricordatevi l'esperienza di Messina. 1 aprile 2017, si votava a giugno 2018. State attenti a queste date, a questa metodologia, è identica, né più né meno. E di conseguenza dico chiaramente, io non devo convincere nessuno delle mie mosse, dico state attenti però, classe politica, perché noi agiremo per far saltare i banchi di maggioranza e di opposizione, su questo non ci sono dubbi.